Buongiorno, dottor Cordova. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. E insomma, ogni settimana è ormai un appuntamento fisso, purtroppo la cronaca della nostra città e la cronaca giudiziaria della nostra città ci fa parlare dei vigili e noi ovviamente la chiamiamo perché lei conosce bene il corpo dei vigili urbani della nostra città. Oggi la questione che campeggia su tutti i titoli dei quotidiani romani è quella relativa all'arresto di due dipendenti comunali in relazione alle multe cancellate. Si parla di un ufficio dell'addetta all'ufficio contravvenzioni e vice direttore del dipartimento risorse economiche che avrebbero soppresso centinaia e centinaia di sanzioni, tra cui anche, scrivono i giornali, alcune, anzi parecchie, riguardavano anche il noto imprenditore Bernabei. Com'è possibile che possa accadere che le multe vengano cancellate? Guardi, è una cosa veramente assurda, impensabile, e noi siamo veramente, Siete voglio quasi dire, parte lesa sento. perché poi il vostro lavoro Sì. viene annullato, vanificato. Guardi, noi siamo arrabbiatissimi perché voglio dire, il nostro è un lavoro delicato, molto delicato. Cioè, un lavoro che praticamente togliamo i soldi dalla tasca della gente, e poi in particolar modo in questo momento che sta attraversando il paese, quindi la gente naturalmente si arrabbia e praticamente reagisce male nei nostri confronti. Allora, noi lavoriamo in strada, sotto il sole, sotto la pioggia. In condizioni, voglio dire, lo sappiamo, no? Ci respiriamo di tutto. Litighiamo, subiamo anche giuste rimostranze da parte della cittadinanza, aggressioni fisiche, e poi veniamo a sapere che tutto il nostro lavoro viene vanificato perché le multe le pagano soltanto i fisici. Non va bene. Noi stiamo pensando di costruirci parte civile, perché non è possibile, non possiamo accettare una cosa del genere. E quindi infatti io immaginavo che stavate Certo. prendendo in considerazione proprio l'ipotesi di costituirvi parte civile in questa vicenda giudiziaria. Un'altra vicenda di cronaca parla del concorso truccato, così scrivono i giornali, quattro indagati per falso, inchiesta della Procura, della Repubblica di Roma, sul concorso dello scorso anno relativo appunto all'accesso dei vigili urbani. Anche qui, voi siete parte lesa. Cioè, i cittadini, ma come? Fanno, nonostante questo rapporto difficile con la città, poi i concorsi per diventare, tra virgolette, pizzardoni della capitale Vero, sono sempre molto super partecipati, affollati, sempre, è vero. sempre super affollati. Poi che cosa accade? Che poi alla fine ci sono i trucchi, se saranno accertate ovviamente le accuse formulate dalla Procura della Repubblica. Guardi, c'è cioè, la Procura della Repubblica, cioè noi per carità ci mancherebbe altro. Se ha emesso qualche ordinanza significa che qualcosa c'è. I personaggi, io conosco bene le persone che, almeno da quello che ho letto oggi sul giornale, rimango meravigliato. Mi sembra quasi impossibile perché la moralità di queste persone, insomma, voglio dire, è conosciuta da tutti. Però vedremo che cosa succede in seguito. Però se così fosse sarebbe anche questa è una cosa gravissima, gravissima, e voglio dire, e tutto questo poi ricade sull'immagine dei vigili urbani, perché purtroppo i cittadini, e dico anche noi siamo cittadini, siamo sempre portati a generalizzare e mai puntare il dito su chi magari compie certi atti. Adesso io da stamattina sto ricevendo telefonate da parte dei colleghi che mi dicono non è possibile lavorare perché come fermi qualcuno o contestano una multa a qualcuno, dicono di tutto e di più, perché la gente praticamente non è che dice quel vigile urbano ha commesso tale fatto, o quei vigili urbani, 2, 3, 4, 5, 6, no, i vigili urbani. Quindi si spara nel mucchio, ma non possiamo più lavorare così, non ce la facciamo veramente più. Sì, tra l'altro questa della generalizzazione, no? In qualche modo che colpisce la categoria nella sua globalità è un problema che vivono non solo i vigili urbani, ma che nel caso proprio appunto del corpo di polizia municipale
è particolarmente diffuso. Io credo che soprattutto chi si trova a vivere in strada, a fare il vigile in maniera corretta, in maniera onesta, pur tra mille difficoltà, pur con un organico ridotto, ne abbiamo parlato proprio nel nostro ultimo colloquio, dottor Cordova, si trova poi anche spesso ad affrontare l'ostilità di una parte dei cittadini che identifica nel vigile urbano di turno il vigile magari che si comporta in maniera scorretta, che poi in realtà è uno su mille, uno, due su mille, insomma. Sì, che poi voglio dire, questa gente, siamo i primi a dire che chi sbaglia deve pagare, assolutamente, e pagare anche, diciamo, non il giusto, ma di più, perché comunque siamo pubblici ufficiali, indossiamo una divisa, dobbiamo dare l'esempio. A questo punto stavamo pensando, veramente, adesso io ho convocato un consiglio di amministrazione straordinario, stavamo pensando di chiedere al procuratore capo della Repubblica di fare una indagine estesa, voglio dire, a tutti gli appartenenti al corpo, dal primo all'ultimo. Alla fine, se qualcuno ha qualche macchia, va immediatamente allontanato, però poi a caratteri cubitali chi sarà il prossimo sindaco dovrà dire: guardate, questi sono stati allontanati, questi che voi trovate in strada sono tutte persone per bene, che hanno rispettato, perché non ce la facciamo più. Cioè qui rischiamo veramente di fare braccia conserte. Io sento i colleghi che non vogliono più lavorare. Potremmo creare, faccio un'idea, insomma, che mi viene facendo un paragone con la categoria dei tassisti, che hanno creato al loro interno la categoria Gold. Quando leggete Gold su un taxi è perché è stato in qualche modo premiato per una serie di comportamenti adeguati, idonei. Lo so che è folle, perché parliamo di una categoria che offre un servizio pubblico importantissimo, quello dei vigili urbani, ma potremmo creare la categoria del vigile Gold, un qualcosa che possa far riconoscere ai cittadini che effettivamente non abbiamo di fronte una persona che sta svolgendo male il proprio lavoro. Cioè, teoricamente non si dovrebbe neanche arrivare a questo, si dovrebbe dare per scontato che se un vigile lavora su strada, lavora, punto e basta. Esatto, guardi, noi siamo pronti a qualsiasi cosa purché troviamo una soluzione al problema, perché ripeto, non è possibile. Siamo 6.300 a Roma e siamo sotto organico di quasi 3.000. Però di 6.300 sicuramente ci sarà qualche ramo secco, sicuramente, perché è fisiologico. Però questa gente va allontanata, chiuso, e gli altri, chi rimane, i cittadini devono sapere che sono tutti padri e madri di famiglia che stanno facendo il loro lavoro, basta, punto. Io ringrazio Mauro Cordova, presidente dell'ARVU, per averci dato il punto di vista dell'associazione più importante dei vigili urbani della nostra città, e non solo, su fatti di cronaca che ovviamente richiamano l'attenzione di tutta l'opinione pubblica. E a risentirci nei prossimi giorni. Quando volete, vi ringrazio. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie a Mauro Cordova. Grazie.